La potenza del simbolo, del sion ballo, del mettere insieme che Valentina Carrera ci propone, ci è sembrata il modo più interessante per celebrare la giornata della memoria senza scadere nella retorica vuota e vieta o senza ricorrere ad argomenti troppo pesanti. Perché è proprio nella natura del simbolo il portare con sé una grande densità di senso, restando leggero, senza risultare didascalico, restando piuttosto allusivo, rimandando ad altro, scatenando il pensiero nella rincorsa ai significati. Dobbiamo solo permettere che il simbolo si intrami con il contesto che noi sapremo offrirgli. Dobbiamo solo prestargli orecchio e mente affinché ci conduca lontano. Così, Valentina Carrera ci propone di rileggere il simbolo dell'ingiuria, della diversità, le 129 stelle, donandogli nuova vita, accostandolo in un nuovo firmamento, invitandoci ad immaginare la storia che ognuna di queste stelle contiene ed emana, trasformandole così da marchio della vergogna a simbolo che racconta una storia terribile. Allo stesso modo, il diario di Anna, che ci viene mostrato aperto, con le sue pagine cariche di segni, ci ricorda col suo doppio simbolismo, e la parola scritta è infatti un doppio simbolo, perché è simbolo di un'idea, a sua volta simbolo della cosa, che in tutti noi c'è un po' di Anna Frank, la ragazzina che si ritrova a vivere qualcosa che non riesce neppure a comprendere e che cerca di conciliare una situazione enormemente anormale con la normalità dei suoi sentimenti e delle sue emozioni. E dunque è importante ribadire che ognuno di noi è Anna Frank, che l'orrore è capace di non risparmiare niente e nessuno, di non accorgersi della normalità dei sentimenti di ciascuno di noi, se in noi è identificato il diverso, l'altro, il nemico, da annientare senza pensare. Nel giorno della memoria, Valentina Carrera ci aiuta non solo a non dimenticare, il che sarebbe troppo difficile per chi di quell'epoca ha solo sentito raccontare, ma a riflettere. E mai come in questo caso, all'opera d'arte è necessario riconoscere una funzione altamente simbolica, che dicendo ci obbliga ad approfondire, a non fermarci all'apparenza, a frugare tutti i significati delle cose.